Ragazzi, come sempre in Italia si fa un gran parlare delle futili polemiche arbitrali e si parla poco della partita. Ciao a tutti, siamo qua nel post Empoli Milan per discutere, soprattutto se Giava ce lo consente, delle polemiche arbitrali che ci sono state a seguito di Empoli Milan, perché qua in Italia è così. Ogni volta che vinci c'è una polemica. E così il giorno dopo non è che si parla del fatto magari che il Milan ha fatto un po' di fatica, parecchia fatica per battere un buon Empoli, ma comunque pur sempre l'Empoli che ha giocato però una buona partita, o magari non è che si parla della reazione comunque del Milan che subendo un gol a 2 minuti dalla fine della partita è riuscita a rimontare, a segnare, a vincere, addirittura a segnare il 3-1. No, ciò di cui si parla di più è la polemica del fallo laterale battuto più avanti. Mi riferisco al primo gol del Milan. A parte che si parla tanto di questo primo gol del Milan, e vorrei far notare a tutti che è stato il gol dell'1-0, al quale è seguito l'1-1 dell'Empoli, poi il 2-1 del Milan, quindi non è stato il gol decisivo al 95esimo, quello ad essere messo sotto inchiesta, ma il primo gol che ha stappato la partita. Però, al di là di questo, esaminiamo. E Zanetti, l'allenatore dell'Empoli, nel post partita si è lamentato tanto perché Tonali ha battuto il fallo laterale più avanti della posizione dove è uscita la palla, fallo laterale che è stato battuto verso Leao, che poi si è bevuto la difesa dell'Empoli, tre giocatori su di lui, l'ha data Rebic ha segnato. Dai frame è stato calcolato che la palla è uscita prima del centrocampo, più o meno in prossimità della posizione di Zanetti, appunto. E Pioli poi ha recuperato la palla, fatto da raccattapalle, l'ha passata a Tonali, che si è apprestato a batterla poco dopo alla linea del centrocampo, ha poi preso qualche passo di rincorsa e l'ha lanciata lunga a Leao. Ora, dal punto dove la palla è uscita al punto dove Leao ha battuto, dove Tonali ha battuto il fallo laterale, rincorsa compresa, sono stati calcolati, perlomeno su DAZN così dicevano, che c'erano 8,9 metri di distanza, quindi quasi 9 metri. Sono tanti per una rimessa laterale? Sì, di fatto un campo è più o meno 100 metri, 9 metri sono parecchi. Però è vero che il regolamento dice che il fallo laterale viene battuto, dovrebbe essere battuto nel punto in cui la palla è uscita, in corrispondenza del punto in cui la palla è uscita. Ma sappiamo anche che spesso e volentieri si tende a rubare qualche metro, o battendola appunto un po' più avanti, o prendendo una breve rincorsa di 2 o 3 passi per poi batterla comunque più avanti nel punto nel quale la palla è uscita. Questa cosa accade spesso, magari non per 9 metri, magari per 3, 4, 5 metri, però non si fanno mai delle gran polemiche, anche perché se poi l'azione non porta al gol non se ne parla. Avrei voluto vedere se, insomma, se si... Non credo, ecco, che si sarebbe parlato così tanto di questo evento se poi non fosse venuto fuori il gol di Rebic da quel fallo laterale. Fatto sta, per dire, per completare questo argomento, che insomma Zanetti si è lamentato tanto, qualcuno ha parlato di partita rubata, il gol andava annullato. Innanzitutto il VAR non poteva intervenire su questo, era una decisione dell'arbitro. Se l'arbitro ha ritenuto che la posizione era congrua, il VAR non poteva annullare il gol per questo. Infatti il VAR poi ha fatto un check per un eventuale tocco di mano di Leao che non c'era. Quindi l'errore, se vogliamo, lo possiamo dare all'arbitro di campo. È un errore? Tecnicamente sì, però ripeto, è una cosa che capita spesso. Tra l'altro, a quella rimessa laterale Leao poi si è fumato tra i giocatori per dare a Rebic. Quindi insomma, già la difesa dell'Empoli aveva qualche responsabilità, no? Nell'aver lasciato Leao da solo, ok, in fuorigioco, ma poi su fallo laterale non c'è fuorigioco. Inoltre, insomma, la difesa dell'Empoli si è fatta superare facilmente da Leao, che l'ha messo in mezzo per Rebic. Va detto che non è mai facile fermare Leao. Chiaramente non è che si parla della giocata di Leao, della disattenzione alla difesa dell'Empoli, no, il problema è la rimessa laterale. Ora io dico, è un errore? Tecnicamente sì, però poi dipende anche dall'arbitro quanto è permissivo. L'arbitro tecnicamente avrebbe potuto bloccare la rimessa laterale e fare l'inversione, quindi dare la rimessa laterale all'Empoli. Ma se andate a vedere su DAZN, l'ho guardata prima perché mi è stato riferito appunto, e sono andato a controllare, al minuto 53:05 circa esce una palla da un lato prima del centrocampo per l'Empoli, e
E l'Empoli batte la rimessa laterale ben oltre il centrocampo. Ora, non ho calcolato le distanze, ma anche lì penso che 6-7 metri almeno ci siano di differenza dal punto in cui è uscita la palla rispetto al punto in cui è stata battuta la rimessa laterale. Peraltro c'è proprio Pioli che in quel momento, se guardate appunto su DAZN, dice a Maresca, che è il quarto uomo, Maresca, guarda dove è uscita la palla, guarda dove è uscita, è uscita qua, non lì dove la batte lui. Maresca ha lasciato perdere, l'arbitro, credo fosse Aureliano, ha lasciato perdere, si è giocato. Poi l'Empoli non ha fatto gol da quella rimessa laterale, quindi non se ne parla. Ma per dire che il metro dell'arbitro nel corso della partita è stata questa, quella di essere abbastanza permissiva con la posizione delle rimesse laterali, anche perché non è una cosa su cui ci si sofferma così tanto. Quindi io dico, l'errore c'è tecnicamente, sì, ma è un errore su cui soffermarsi? Ma insomma, mi sembra cercare il pelo nell'uovo. A me questo, ragazzi, ricorda quando il Milan ha fatto il gol più veloce della storia della Serie A. Parlo della partita vinta con il Sassuolo 2-1 due anni fa. Gol di Leao su assist di Çalhanoğlu dopo 6 minuti e 70 secondi. 6 secondi e 70 centesimi, scusate. Ecco, lì protesto e il Milan ha rubato perché sulla battuta del calcio d'inizio Leao aveva il piede, semplicemente il piede, oltre la linea del centrocampo. Tecnicamente è fallo? Cioè, il gol deve essere annullato perché si dovrebbe partire dalla propria metà campo? Sì, in pratica, un piede. Chi è che sta a guardarlo? Quante volte quando si batte il calcio all'inizio i giocatori magari hanno già messo l'intero corpo, la figura al di là del centrocampo? Solo un arbitro pignolo va a vedere questo. Sul calcio di rigore già è un altro discorso. Se quello che ha ribattuto il calcio di rigore è entrato in area in anticipo, ci sta. Ma sul calcio d'inizio lo fai ribattere perché uno aveva mezza scarpa oltre? Ecco, questo mi sembra andare a cercare il pelo nell'uovo, sinceramente. Quindi, a mio avviso, ci può stare alla lamentela, ma è una polemica un po' sterile. Anche fossi nell'allenatore dell'Empoli, mi sarei soffermato più sull'ingenuità difensiva dell'Empoli piuttosto che su una rimessa laterale battuta alcuni metri più avanti, che è una cosa che nel calcio si vede spesso. Magari non 9 metri, magari Tonali ha fatto 2 metri in più rispetto al solito. Sempre lì siamo, però. E soffermarsi su questo mi sembra voler cercare anche un po' una giustificazione, no? Per la sconfitta della propria squadra. Ed è una cosa che a me non piace. Pioli, per fortuna, non la fa quasi mai e non mi piacciono appunto gli allenatori che poi cercano scuse. Un conto è quando l'episodio è evidente, non so, il vantaggio non dato a Messias in Spezia Milan, lì è chiaro che non puoi non dire niente, un episodio così decisivo. Qua, sinceramente, è un po' cercare il pelo nell'uovo. Detto questo, insomma, queste erano le polemiche arbitrali. Il fatto sta che da quella partita siamo usciti con le ossa rotte. È di oggi la notizia che Saleh Mekers ne avrà per una lesione al collaterale per tutto il 2022, lo rivedremo nel nuovo anno. E Calabria pure. Calabria e Saleh Mekers li abbiamo persi per il resto dell'anno. Li rivedremo dopo il mondiale. Bruttissima tegola, anche perché dal lato di Calabria Florenzi è attualmente infortunato, ci rimane solo Dest e Kalulu che però ormai è di fatto un centrale difensivo. Dal lato di Saleh Mekers ci sarebbe solo Messias, che però è attualmente infortunato anche lui, dovrebbe ritornare fra una settimana. Quindi al momento dobbiamo adattarci con Lunic. Noi andiamo a giocare contro il Chelsea, probabilmente con Dest, terzino destro, alla prima da titolare col Milan, e Krunic adattato come esterno destro d'attacco. Con Theo Hernandez che non c'è, giocherà al suo posto Ballo Touré, con Maignan che non c'è e giocherà al suo posto Tata Rusano. Capite che, insomma, non sono molto tranquillo ad andare a giocare contro il Chelsea così e non sono neanche tranquillo per le prossime partite, visto che per l'appunto alcuni giocatori come Maignan, Calabria, Saleh Mekers e anche un parte Theo Hernandez ne avranno per tanto tempo. L'unica buona notizia è che Kier sembra avere una lesione parziale, dovrebbe tornare prima, si spera, fra un paio di settimane, non sarà una cosa lunga come gli altri. Ma qua perdere 2 settimane per un infortunio significa perdere tipo 4 partite. È veramente dura, ma proveremo ad andarci a giocare comunque con il Chelsea, avremo modo di riparlarne. Io vi saluto, fatemi sapere cosa ne pensate di queste polemiche arbitrali degli infortuni. Noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!